possiamo iniziare. Allora, innanzitutto benvenuti e grazie per esservi fermati fino a questa tarda ora. La giornata è stata ricca di contenuti, di spunti di riflessione. Diciamo che stamattina abbiamo avuto lo spunto, no, dei 18 anni dei nostri membri fondatori di Consulting sono stati patentati, no? Quindi abbiamo provato a fare un po' il punto dell'evoluzione dello stato della consulenza indipendente in questi anni e come in generale la professione si sta evolvendo. A questo proposito, il presidente Armellini, poi anche Romano l'ha ripetuto, non si può più concepire un'idea di consulenza che a prescindere sia solo finanziaria, ma è necessario, visti anche i costi, le normative e le esigenze che il mercato comporta, arricchirlo di nuovi contenuti. E nell'industria si parla tantissimo dell'esigenza di aggiungere anche un tipo di consulenza che sia, sì, abbiamo detto immobiliare tante volte, addirittura si è parlato di collezionismo, di art advisory, ma anche e soprattutto dal punto di vista fiscale. Quindi, mentre una parte dell'industria si chiede come arricchire i propri consulenti di queste competenze, proviamo a fare un ragionamento all'inverso da chi e pensare a chi queste competenze già ce le ha e vuole invece lanciarsi nel mondo della consulenza. A questo proposito, l'istituzione dell'albo unico dei consulenti finanziari segna un punto di crescita in questo senso. E oggi siamo qui per capire in che modo i dottori commercialisti possono lanciarsi, diciamo, nell'arena della consulenza finanziaria, se possono farlo, qual è il potenziale in termini di clientela e anche a livello pratico e quali sono gli strumenti che hanno a disposizione. Quindi ringrazio i nostri relatori per essere con noi, quindi Alberto Righini, Lorenzo Sirca, Alessandro Giacomelli e Luca Rizzi. Adesso uno per volta si presenteranno e ci diranno appunto qual è l'evoluzione della situazione. Allora, Alberto Righini, delegato per l'Ordine dei Dottori Commercialisti e Contabili Verona, vuole innanzitutto farci un quadro e spiegarci Sì. cosa sta succedendo. Sì, allora, innanzitutto buonasera a tutti. È la seconda volta che partecipo, che sono venuto anche l'anno scorso a questo importante evento. L'anno scorso si apriva, c'era il momento in cui si doveva aprire e regolamentare la professione del consulente finanziario autonomo, c'erano le iscrizioni. E dopo un anno, è passato un anno e si può notare come a oggi ci siano consulenti indipendenti, consulenti finanziari autonomi a livello nazionale 240 iscritti più 33 società di consulenza finanziaria. Quindi sono molto pochi come numero. Molto pochi, perché magari ci saranno anche delle domande ancora in corso, perché si sta formando, beh, però voglio dire, un numero molto ridotto se penso ai commercialisti che in Italia sono 118.000 oggi, 118.000 contro meno di 300, ci dà l'idea che c'è un elemento di grande attrattività anche per un commercialista nei confronti di un'attività come quella della consulenza finanziaria. Ovviamente dovrebbe fare l'iscrizione all'albo, dovrebbe fare tutte le cose, però sono dei campi di competenza attigui. Ecco, io ho pensato a un campo arido, quello che oggi ha la professione del commercialista, con a fianco un campo fertile, quello che ha a disposizione il consulente finanziario autonomo. Sì, perché è un campo fertile, perché il risparmio in Italia è una materia prima importante, lo sappiamo, ne continuiamo a parlare. Una volta avevamo anche la disponibilità e il sacrificio dei nonni, dei padri, oggi magari con la pancia più piena ci rimane il risparmio che è aumentato e ci fa vedere anche tutte le ricerche che via via annualmente analizzano la ricchezza e i patrimoni esistenti, tra tutte quella del Credit Suisse, secondo me è la migliore, è stata pubblicata da poco quella relativa al 2018-19,
ci dà l'idea che comunque siamo un paese sempre con un grande risparmio. Allora, vista dal commercialista che invece ha le ditte che alle quali fa le consulenze, le ditte e le persone fisiche alle quali fa le consulenze, vede sempre una maggiore difficoltà, una maggiore difficoltà normativa, difficoltà anche appunto di mercato. Perché? Perché sempre più le imprese, soprattutto quelle migliori, stanno vendendo le loro aziende e vanno quindi tra virgolette perdono il cliente a favore del consulente finanziario, diciamo in genere, poi vedremo se indipendente o non indipendente, ma del consulente finanziario che invece questo cliente lo prende perché ha un patrimonio. E vediamo come appunto i due campi, l'arido e il fertile, sono vicini. Il commercialista fa già un'attività sui patrimoni, magari non in modo specialistico, magari in modo saltuario, però il commercialista si occupa del patrimonio del proprio cliente quando cerca di tutelarlo o quando si occupa di passarlo a qualcuno per le più diverse cause, anche la morte infine quando deve fare la denuncia di successione, ma prima quando cerca di tutelarlo e quindi fa magari degli statuti societari particolari, magari fa tutta una serie di strumenti, il trust, il fondo patrimoniale o altro per tutelare, quindi però è una cosa per tutelare appunto questo patrimonio, però è una cosa che spesso gli viene richiesta one shot, non in modo strutturato e sistematico. Ecco che adesso il commercialista comincia a guardare a questo tipo di attività e comincia a pensare che magari potrebbe, commercialista in genere ovviamente, ci sono già dei commercialisti specialisti in queste cose, ma il commercialista in genere comincia a dire, beh, ma insomma, se io ho i clienti che via via vendono, oppure come si dice, hanno delle disponibilità e mi si diminuisce l'attività di un certo genere, potrei pensare a appunto affiancare, come si dice, un consulente finanziario autonomo e con lui cercare di collaborare. Ecco, questi due campi che sono alla fine molto vicini, perché da una parte il consulente finanziario pensa alla profilazione del cliente e quindi a come far fruttare quel patrimonio, quantomeno mantenerlo, non farlo perdere, ecco, quantomeno. E dall'altra il commercialista che può invece pensare a tutte quelle pratiche, a tutti quegli aspetti che riguardano la tutela dagli attacchi, dalle responsabilità che sempre sono maggiori, eccetera, eccetera. E il passaggio. Quindi quello che vedo io è appunto una grandissima collaborazione fra le due professioni. L'anno scorso appunto ero qui e parlavo di società tra professionisti e sostenevo al fine che il consulente finanziario autonomo, essendo un professionista, ben potrebbe, a mio modo di vedere, far parte di uno studio professionale di un'associazione tra professionisti, intanto in quanto appunto all'interno delle associazioni tra professionisti e delle società tra professionisti è prevista la possibilità di partecipare da parte di tutti i professionisti e anche di terzi eventualmente finanziatori. Un ultimo cenno di questo mio ormai non così breve intervento è quello che il professionista commercialista, ma tutte le professioni, e il professionista consulente finanziario indipendente devono avere grande attenzione a appunto l'indipendenza. Sembra una frase così fatta, però non è così semplice. Cioè oggi come oggi sempre maggiore è la visione anche con la MIF2 di quello che può significare non essere indipendenti, cioè avere dei conflitti di interesse che poi sono dei conflitti di interesse molto nascosti, molto particolari. Io vedo ci sono dei oggi settori finanziari che hanno creato il circuito chiuso dei soldi, cioè passano da prendere i soldi da un cliente a investirli, a comprare un'azienda e a riprendere i soldi da colui il quale ha venduto l'azienda per ricominciare il giro. Quindi i conflitti di interesse sono latenti
solo un richiamo all'indipendenza vera può evitare, anche per noi commercialisti, nel senso può evitare di prendere le strade sbagliate e stabilire quella terzietà che è poi il valore delle nostre professioni. Sostanzialmente il cliente viene da noi perché non sa bene cosa deve fare, vuole un consulente che sia effettivamente terzo e lo difenda rispetto a coloro i quali hanno conflitti di interesse. Per cui questa è un'arma in più, quella dell'indipendenza, che si può imbracciare per combattere appunto contro coloro che poi lavorano forti del loro conflitto. Abbiamo fatto la ringrazio innanzitutto per l'intervento. Abbiamo messo molta carne al fuoco, quindi abbiamo sicuramente fatto una panoramica esaustiva anche, direi, del quadro. Abbiamo parlato di campo aride e fertile, dopo vedremo quanto è fertile in funzione di quanto arido, che la parola ha già anticipato lei. Farei un attimo un passo indietro e cercherei di capire, chiedo a lei Sirk, in che modo l'albo permette di realizzare questo potenziale, e in molti si chiedono c'è ancora incompatibilità tra le due professioni. Sì, io rappresento oggi qui e ringrazio per avermi invitato il Consiglio Nazionale dei Commercialisti, che si è insediato nel 2017, io in particolare insieme a un altro consigliere ho la delega della finanza, e l'obiettivo del Consiglio Nazionale è stato quello fin dall'origine di creare in tutti i campi di operatività degli spazi nuovi di lavoro per i colleghi, consapevole che appunto il campo metaforico ma purtroppo anche diciamo reale, diciamo, in cui molti colleghi si trovano ad operare, diciamo, è sempre un po' più triste. Ecco come si può sintetizzare. E con riferimento alla tematica finanziaria abbiamo operato lungo due direttrici fondamentali. La prima è nell'assistere, creare degli spazi, diciamo, per il consulente dell'imprenditore, per assisterlo nell'individuare in maniera più opportuna, diciamo, forme di accesso al credito a minor costo, no? E qui c'è tutto il ramo di attività del rating advisory che non ci riguarda, ma volevo farvi un inquadramento di contesto. E l'altro campo di attività è proprio quello della consulenza finanziaria. Quindi noi abbiamo spinto, lo dico anche insomma pubblicamente, diciamo insieme anche altri interlocutori istituzionali, per poter far introdurre una modifica normativa, diciamo, sulla quale eravamo arrivati molto vicini, diciamo, che consentisse non certo a tutti i 118.000 commercialisti di potersi iscrivere diciamo semplicemente con un tratto di penna nell'albo dei consulenti finanziari autonomi, ma che consentisse a coloro nell'ambito appunto della categoria dei commercialisti che ritenessero di avere diciamo le competenze e ritenessero di avere tutto il tempo anche necessario a ottemperare alle tematiche di compliance, insomma, che sono rilevantissime per chi vuole fare questo tipo di lavoro, di poterlo fare, diciamo, in automatico sulla base di una serie di considerazioni. Noi abbiamo fatto l'esame di Stato, la laurea, abbiamo un regolamento disciplinare, diciamo, c'è l'assicurazione e quindi tutta una serie di, diciamo, di cose. Questa norma, diciamo, non è passata, abbiamo ritentato, diciamo, con una norma che consenta di far entrare chi lo desidera e chi intende, ripeto, sottoporsi a una vigilanza ulteriore, a obblighi ulteriori, attraverso un esame, come dire, semplificato, e adesso vediamo, insomma, se questa riuscirà a prendere, diciamo, sulla base di così delle formazioni molto magmatiche che ci governano e che, comprenderete, insomma, non sono proprio il soggetto ideale su cui cercare di attaccare una qualsiasi proposta diciamo di modifica normativa. Comunque lo stato dell'arte comunque è questo, ha espresso i numeri che sono stati ricordati in apertura. L'auspicio nostro è che diciamo ci sia una progressiva diciamo popolazione, diciamo di un popolamento della sezione dei consulenti finanziari autonomi, diciamo anche con dei commercialisti.
previsti in un numero, diciamo, logico, ecco, nessuno si aspetta che ci sia un travaso, come dire, di professionalità per numeri incredibili, diciamo. Io sono stato presidente dell'Ordine di Udine, che largo circa 1000 iscritti, faccio sempre delle proporzioni sulla mia realtà che conosco bene, diciamo, se nel mio mondo di riferimento una decina di colleghi poteva essere interessato a fare questo, è già un numero molto rilevante, quindi si parla di 10 su 1000, insomma, come ordine di grandezza, per cui l'auspicio nostro è che diciamo, ci sia appunto un popolamento, ecco, di questa sezione dell'Albo, che lei mi ha parlato in apertura del tema dell'incompatibilità, è sicuramente incompatibile. Noi abbiamo nella nostra legge istitutiva, diciamo, una espressa incompatibilità per quanto riguarda l'attività del vecchio, tra virgolette, promotore finanziario, quindi del consulente abilitato all'offerta fuori sede oggi, ma non c'è assolutamente l'incompatibilità, diciamo, per la consulenza finanziaria autonoma. Ecco. Allora, la fermo un secondo. Sì. Chiariamo proprio in maniera molto sintetica. Sì. Lei è partito specificando, se ho capito bene, le richieste che voi avete avanzato in passato riguardo all'iscrizione automatica di chi già fosse nell'albo dei commercialisti all'albo dei consulenti. No, automatica nel senso di chi volesse, diciamo. Cioè, sì, no, cioè, certo, senza, dico d'ufficio, senza la necessità di sottoporsi a un ulteriore esame. Esatto. Qui abbiamo capito, se mi corregga se sbaglio, che siamo un po' work in progress. Che comunque per il momento c'è del lavoro da fare, ma riguardo all'incompatibilità, a volte, come nel linguaggio giuridico si tende un po', è vero che io mi aspetto che tutti abbiano dimestichezza, però per essere proprio ancora più chiari, il concetto è che quali sono le incompatibilità, quindi con l'attività di ex promotore finanziario, quindi diciamo di consulente abilitato all'offerta fuori sede. La differenza è che invece non è incompatibile con la consulenza autonoma. Corretto? Non è incompatibile, sì. Ok, ha voglia di spiegarci anche la ragione qual è la differenza? Diciamo, allora, il fatto che l'incompatibilità è proprio sancita da una norma, mentre a contraris non c'è una norma che sancisce la non incompatibilità, ma è nei fatti, in sostanza, per cui la sua natura, diciamo, è collegata al fatto che comunque l'interesse, diciamo, del consulente è pagato direttamente dal cliente, con anche l'acronimo fee only, insomma, che è espressivo di questo, ed è la ragione principale per cui questa incompatibilità, diciamo, non si verifica. Noi siamo dei consulenti, e così mi riallaccio anche a un'importante affermazione fatta dal collega, diciamo, Righini, iscritti diciamo, ad un albo, diciamo, apparteniamo al sistema ordinistico e quindi in teoria diciamo, se esercitiamo la professione come dovremmo tutti i giorni esercitarla, dobbiamo certo fare ogni pratica, diciamo, nell'interesse del cliente, quindi facendo l'interesse del cliente dobbiamo certamente farlo anche un poco nell'interesse nostro, perché comunque tutti quanti hanno il loro bilancio, diciamo, anche individuale da portarlo avanti, ma lo dobbiamo sempre fare cercando anche di ricordare un interesse superiore a questi due che ho nominato, quello dell'interesse della fede, della tutela della fede pubblica, diciamo, per cui questo è un elemento, diciamo, che ci rende, a mio avviso, proprio i soggetti, non dico ideali, nel senso che comunque una base di soggetti, diciamo, sicuramente idonei, ecco, a poter svolgere l'attività di consulenza finanziaria diciamo autonoma, fermo restando che chi poi vorrà farlo chiaramente, diciamo, deve impegnarsi nel continuare a essere aggiornato sulle normative di riferimento, sottoporsi a un controllo ulteriore rispetto a quello del Consiglio nazionale e dei suoi organi di disciplina, quindi anche della Consob dell'OCF, e quindi, diciamo, deve, per una propria scelta individuale, diciamo, deve come dire, essere consapevole che diciamo, si deve sottoporre a delle importanti ulteriori, diciamo, responsabilità. Ok, allora adesso con calma poi guarderemo anche, vaglieremo un po', andremo più a fondo dell'aspetto della formazione e dell'informazione verso l'esterno. Ma prima di andare avanti, se abbiamo chiarito il concetto di base, io credo che l'interesse nasca spontaneo nel capire qual è il potenziale, quindi il dottore commercialista che decide di intraprendere questa avventura, quale potenziale
potenzialità economica può avere dall'intraprendere appunto il percorso di consulenza finanziaria. Rizzi ha voglia di rispondermi. Sì. Beh, allora, la professione del consulente finanziario indipendente è una professione a carattere intellettuale come quella del commercialista, quindi fare un preventivo e una valutazione precisa delle potenzialità di fatturato per lo studio ovviamente non è semplice, perché ogni cliente è storia a sé, non è un'attività, come sappiamo tutti, industrializzabile. Tuttavia, utilizzando dei dati che sono disponibili e che derivano anche dall'esperienza mia personale, ma anche dei dati che abbiamo disponibili dai colleghi consulenti indipendenti, che di fatto lo fanno da più di un decennio ormai, anche di dati che si possono estrapolare da studi fatti sulle attività dei family office, si può comunque fare una sorta di statistica e fare una sorta di previsione potenziale di fatturato che è inespresso negli studi dei commercialisti, perché il commercialista ha già il cliente in studio. Abbiamo provato a elaborare delle statistiche, vi darò due numeri che io ritengo molto interessanti, che vanno presi con le dovute cautele, in quanto sono frutto di una elaborazione appunto statistica. Un studio di commercialista che ha al suo interno 100 clienti, simulando che metà di questi non abbiano interesse a farsi fare dal commercialista anche la consulenza finanziaria, quindi considerando quindi metà del bacino dei clienti di uno studio che diventino anche clienti della materia della consulenza finanziaria, e facendo una simulazione di patrimoni medi detenuti da questi clienti, si può facilmente arrivare a questa considerazione, che 100 clienti di uno studio commercialistico mediamente detengono un patrimonio finanziario pari a 15 milioni di euro, tutti insieme chiaramente. Questi 15 milioni di euro oggi soffrono, perdonatemi l'espressione, soffrono un prelievo commissionale da parte dell'intermediario tradizionale che gestisce questi soldi, quindi il sistema bancario, pari mediamente al 2,5%. Quindi questi 100 clienti che hanno 14 milioni di risparmi da parte pagano annualmente al sistema bancario 360.000 euro di commissioni, spesso peraltro senza saperlo, senza accorgersene. L'intervento di una consulenza indipendente fatta bene normalmente inizia subito dal insegnare al cliente che, indipendentemente dalle sue scelte di asset allocation, può comunque iniziare a risparmiare una buona parte di queste commissioni. Quindi l'intervento del commercialista, che si veste in quel momento di consulente finanziario, permetterebbe ai propri clienti di risparmiare annualmente circa metà di queste commissioni. Quindi parliamo di 180.000 euro. Questa attività ha un livello di parcellazione medio che abbiamo rilevato nella categoria, potrebbe generare per lo studio circa 60.000 euro all'anno di parcella. Quindi, sempre tornando al nostro esempio base 100 clienti iniziale, abbiamo che all'anno lo studio può fatturare 60.000 euro in più e contemporaneamente restituire un beneficio attraverso questa consulenza alla propria clientela di 123.000 euro, che non sono altro che i 180 meno la parcella dello studio. Quindi in realtà abbiamo una ricchezza che sottraiamo al sistema bancario e che dividiamo col cliente. Una parte è il risparmio che il cliente ottiene, notevole, e una parte è nuova parcella che il commercialista può fare.
Allora, adesso che abbiamo dato i numeri, io spero di aver attirato un po' di più, io non ho dato nessun numero, però che il discorso è entrato un po' nel vivo, di aver un po' destato il vostro interesse, perché effettivamente si parla di numeri importanti da entrambi i lati, quindi di un risparmio effettivo da parte del cliente e ovviamente di un interesse da parte dello studio commercialista che effettivamente vede un potenziale e quindi mi viene da chiedermi un interesse a realizzarlo. Allora, come fare? Quindi sappiamo che è necessario informare la clientela e quindi poi capiremo anche come passare questo messaggio del risparmio sulle spese di commissioni, però lato studio commercialisti come è necessario muoversi o come possiamo iniziare a ragionare? Giacomelli, chiedo a lei. Ma innanzitutto direi che l'esempio che ha fatto il collega è sicuramente preciso e puntuale. Io direi che il tema dei costi è un tema assolutamente importante, però il contributo che può dare un commercialista o comunque uno studio di commercialisti o una società tra professionisti dove ci sono i commercialisti e anche il consulente finanziario autonomo non necessariamente commercialista, quindi la collaborazione, come giustamente ha rilevato il collega Righini, può essere tranquillamente fra iscritto all'ordine dei commercialisti e iscritto all'albo dei consulenti finanziari. Poi c'è il caso, come può essere anche il mio, che sono iscritto sia all'ordine dei commercialisti sia all'albo dei consulenti finanziari, ma perché? Perché ho fatto una scelta di specializzazione molto accentuata sulla finanza, per cui mi occupo sia di consulenza finanziaria alle imprese e sia ai privati e mi sono specializzato in questo. Magari la stragrande maggioranza dei colleghi commercialisti non hanno intenzione di specializzarsi in questa maniera accentuata. Ecco allora che nasce da qui la collaborazione con il consulente finanziario autonomo. E il tema dei costi è importante, sì, però secondo me passa in secondo piano considerando la qualità della consulenza. Io direi, almeno per quanto mi riguarda, punto molto e credo formalmente, fondamentalmente, su migliorare la qualità della consulenza da erogare al consumatore, al risparmiatore, cosa che è notevolmente percepita da diversi anni dagli stessi intermediari, i quali si rendono conto, soprattutto ora con l'obbligo della trasparenza, che nel momento in cui il risparmiatore si renderà conto di questi costi, di questi carichi che ha evidenziato appunto il collega Rizzi, si comincerà a domandare: ma cosa sto pagando? Questo 2,5%, che cosa va a remunerare? Cioè che cosa ricevo in cambio? Quindi sicuramente le scelte possono essere due: o ridurre i costi e quindi ridurre i margini, o aumentare la qualità del servizio erogato della consulenza. Credo che il consulente, anzi sono convinto che il consulente finanziario autonomo e il commercialista possano insieme erogare un servizio di consulenza che io definisco, preso a prestito chiaramente, non è che l'ho coniato io, olistico integrato. Integrato come? Integrato sia in senso verticale sia in senso orizzontale. Integrato in senso orizzontale intendo la tipologia di consulenza che eroga, una consulenza che non riguarda soltanto gli investimenti, non soltanto le raccomandazioni, strumenti finanziari, ma è ben più ampia e riguarda la pianificazione patrimoniale, il passaggio generazionale, la pianificazione successoria, la pianificazione previdenziale, pianificazione assicurativa, senza entrare ovviamente nelle attività riservate ai broker e agli assicuratori, ma che comunque riguardano i grandi rischi legati alla vita del cliente, e poi ovviamente a tutta la parte che riguarda l'investimento sia finanziario, oggetto ovviamente di riserva di legge, e l'investimento immobiliare. Quindi la consulenza deve riguardare a 360 gradi le esigenze finanziarie e patrimoniali del risparmiatore. E poi c'è l'integrazione verticale. Integrazione verticale che vuol dire? Vuol dire che affinché una raccomandazione, affinché la consulenza, affinché si possa consigliare in maniera efficace uno strumento finanziario e anche uno strumento giuridico, quindi riferendosi appunto alla pianificazione patrimoniale, successoria, passaggio generazionale, è importante partire da una pianificazione finanziaria fatta bene, fatta correttamente, fatta come deve essere fatta, con gli appositi strumenti, e
ancora a monte, la pianificazione finanziaria può essere fatta bene solo partendo da una pianificazione per obiettivi di vita, perché come ama ripetere George Kinder, che è il padre, diciamo, fondatore nobile del movimento Life Financial Planning negli Stati Uniti, le persone non hanno obiettivi finanziari, le persone hanno obiettivi di vita che necessitano di risorse finanziarie per poter essere realizzati e conseguiti. Quindi una pianificazione finanziaria non può partire, non può essere fatta senza partire dalla pianificazione degli obiettivi di vita, cioè senza prendere in considerazione tutto quel mondo, quell'aspetto più interiore del cliente, il quale usualmente nella consulenza non viene prestata sufficiente attenzione, o comunque usualmente, diciamo, fino ad oggi i consulenti, soprattutto del sistema dell'intermediazione finanziaria, non hanno approfondito, non hanno coltivato in maniera appropriata e corretta. Invece il consulente finanziario autonomo insieme al commercialista hanno la possibilità di erogare questo servizio, di poter diventare dei cosiddetti coach finanziari del cliente, introducendo ovviamente e facendo affidamento a delle competenze che sono un pochino più anche psicologiche, più comunicative, sono le cosiddette soft skill, quindi quelle competenze che non riguardano essenzialmente, diciamo, la professione classica dello specialista in amministrazione e finanza, ma che sono assolutamente necessarie se si vuole fare una consulenza finanziaria efficace, cioè affinché il cliente effettivamente sia soddisfatto, sia realmente soddisfatto delle raccomandazioni che riceve. Ecco, questo è il contributo che CFA, e quindi consulente finanziario autonomo e commercialista, possono riuscire a dare. Seguendo il suo ragionamento, secondo lei quindi il commercialista ha un'abitudine diversa, ha già una propensione a questo tipo di approccio col cliente, di conoscenza delle esigenze, come diceva lei, no? Degli obiettivi di vita? E già che ho la parola ne approfitto per aggiungere un tassello, secondo lei, anche se sappiamo che il modello all'estero è un po' diverso, quello degli Stati Uniti e o dell'Inghilterra, comunque può esserci di ispirazione in qualche modo? Sì, certo, il commercialista ha un rapporto molto stretto con il suo cliente, sia imprenditore ma sia anche non imprenditore, che si rivolge essenzialmente per lui per un'assistenza di natura fiscale. Ha un rapporto molto stretto, molto intenso, molto profondo con la famiglia dell'imprenditore, quindi il commercialista è da sempre il punto di riferimento, soprattutto in ambito imprenditoriale, e ha un rapporto costante con l'imprenditore, con la sua famiglia, molto di più rispetto magari al legale o al notaio, dove i rapporti possono essere più occasionali, più sporadici. E poi il commercialista è abituato a lavorare in azienda e quindi è abituato a ascoltare, è abituato a relazionarsi con gli operatori, quindi all'interno dell'azienda, soprattutto nelle aziende quando ci sono momenti di difficoltà, momenti di crisi, dove a quel punto lì la capacità di ascolto delle esigenze, delle problematiche diventa fondamentale. E quindi credo che il commercialista sia abituato a mettere in pratica quello che diceva Diogene qualche migliaio di anni fa, che la natura ci ha dotato di una lingua e di due orecchie. Quindi vuol dire che tendenzialmente dovremmo ascoltare il doppio rispetto al tempo che dedichiamo a parlare. Questo è una caratteristica di chi fa consulenza vera. Tendenzialmente chi fa un'attività più commerciale tende invece molto di più a parlare e meno ad ascoltare. A proposito di tempo per parlare, le do un minuto e mezzo per il cenno a UK e Stati Uniti. Allora, certo. Se posso così riprendi fiato, semplicemente. E il commercialista conosce veramente tutto, conosce anche delle cose che solo lui sa del proprio cliente, perché conosce sia i segreti più reconditi,
ma anche gli stati d'animo spesso più, perché voglio dire, quando uno magari in passato aveva dei soldi all'estero, solo il commercialista lo sapeva. Pensavo conoscesse lo stato d'animo di uno quando paga le tasse, che è sempre quando si parlava di tasse anche lì. Il mio è terrorizzato. E anche, come si dice, il commercialista sa anche quando ha dei problemi con familiari, perché in qualche modo è il primo a saperlo spesso. Quindi, cioè, veramente il commercialista è il primo referente, forse anche lo psicologo economico del cliente. Quindi... Certo, poi ovviamente ciò non toglie che comunque le competenze per realizzare una pianificazione per obiettivi di vita necessita comunque di acquistare delle competenze ulteriori, però già comunque il commercialista ha questo orientamento, questa predisposizione, questa abitudine l'ha già maturata. Per quanto riguarda l'esperienza anglosassone, sicuramente quella inglese è un pochino più particolare, perché lì c'è stato un obbligo, diciamo, al passaggio a una consulenza essenzialmente a parcella fee only. Il mondo degli Stati Uniti è sicuramente più vicino al nostro, in quanto c'è libertà di scelta da parte degli utenti, da parte degli risparmiatori, e lì questo movimento che ha portato alla consulenza a parcella è iniziato circa 30 anni fa, e oggi siamo, credo, più o meno al 50% di, cioè 50%, diciamo, degli risparmiatori statunitensi si rivolge alla consulenza fee only e quindi alla pianificazione finanziaria. Volevo aggiungere una cosa: prima ho citato George Kinder, che appunto è il padre nobile, diciamo, del Life Financial Planning. George Kinder, vorrei ricordare che ha iniziato con la consulenza fiscale, quindi lui era un accountant, era l'equivalente sostanzialmente del commercialista italiano, e è diventato quindi il portabandiera dell'umanesimo nella consulenza finanziaria. Quindi questo per dire quanto sia stretto il rapporto, il legame tra la professione più contabile, amministrativa, classica, diciamo, del commercialista con la consulenza finanziaria. Ottimo. Allora, adesso immagino che tutti i commercialisti vorranno fare i consulenti. Io non sono né commercialista né consulente, voglio fare tutte e due. Per chi invece ha già uno studio, commercialista Rizzi, quali sono le strade che può percorrere per integrare appunto la professione? Sì, come è stato già detto, sicuramente... anche se parrebbe la soluzione più naturale, cioè quella che il commercialista diventa in prima persona anche consulente finanziario, sicuramente questo comporta dei problemi importanti in termini di tempo, di disponibilità, di forze del professionista, che è già estremamente impegnato nella sua attività caratteristica. Quindi anche se questo è avvenuto in alcuni casi, io e il collega Giacomelli siamo un esempio, anch'io sono commercialista ma mi occupo ormai esclusivamente di consulenza finanziaria, dicevo, anche se questo parrebbe e potrebbe sembrare la via più naturale, più semplice, probabilmente, percentualmente, non sarà questa la soluzione che lo studio del commercialista che vuole implementare la propria offerta di consulenza percorrerà per ottenere questo risultato. E quindi vediamo in modo molto schematico cosa può fare il titolare di uno studio di commercialisti o uno studio di commercialisti di associato per introdurre e per poter offrire alla propria clientela questo servizio. Nel caso ci sia un giovane di studio, anche neoabilitato all'iscrizione per l'ordine dei commercialisti, che magari è appassionato della materia finanziaria, lo si può indirizzare invece che nell'attività caratteristica fiscale contabile dello studio, lo si può indirizzare alla specializzazione nell'ambito appunto finanziario. Un'altra possibilità è quella già accennata dai colleghi di cercare un consulente finanziario abilitato e con quest'ultimo valutare una collaborazione che può essere da un'integrazione effettiva, diretta nello studio, quindi farlo diventare un associato di studio, a anche una collaborazione, se vogliamo, di tipo esterno. C'è anche la possibilità di creare una società di consulenza finanziaria, quindi la terza sezione dell'albo, che prevede le SCF,
Quindi si può, con le dovute abilitazioni, creare una società che in qualche modo si potrà forse fondere, no? Confondere con la società professionale già in essere, però diciamo che queste sono un pochettino le declinazioni con le quali lo studio può portare questa offerta per la propria clientela, e quindi diciamo che ci sono diverse scelte che si possono portare avanti. Insomma. Ripetendole, elencandole, sì. E poi le chiedo anche, secondo lei, qual è l'impegno richiesto, a parte la formazione della giovane leva, ma nel caso di accogliere un nuovo membro nel proprio team, secondo lei è un processo oneroso, non saprei, però impegnativo? No, io non mi immagino un inserimento di un collaboratore stipendiato, io mi immagino l'inserimento di un professionista che ha una pari dignità con il commercialista titolare dello studio, ancorché si occupa di una materia differente, e quindi i rapporti non saranno di sforzo per lo studio, bensì anzi di implementazione dell'offerta, quindi non lo vedo come un impegno economico che lo studio possa sostenere, tutt'altro, ecco, quindi... Pensavo anche al tempo, oltre che alle risorse economiche, però noi abbiamo visto all'inizio qual è il vantaggio che lo studio può ricavarne, quindi in qualche modo comunque viene compensato, immagino. Beh, sicuramente sì, l'investimento, se così dovrebbe essere in qualche natura, i numeri che ho elencato prima, che sono numeri estremamente prudenziali, consiglierebbero, secondo me e secondo tanti di noi, qualunque studio a valutare attentamente questa opportunità, ma ricordandoci sempre che questa opportunità è figlia del fatto che il commercialista ha già i clienti, non deve andare a cercarsi i clienti, li ha già in studio, deve solo dirgli e dimostrargli che li può servire in un ambito consulenziale aggiuntivo rispetto a quello che tradizionalmente i clienti sono abituati a richiedere. Insomma, quindi. Allora, riassumendo, quindi adesso faccio una domanda, la rivolgo a tutti. Abbiamo chiuso dicendo bisogna solo passare il messaggio ai clienti che sono già in casa, dobbiamo solo comunicare che c'è un nuovo servizio o potrebbe esserci un nuovo servizio a disposizione. Quindi chiedo a tutti molto brevemente, così lasciamo anche qualche minuto per le eventuali domande, in che modo, quali sono le iniziative che avete messo in atto, che avete in programma per comunicare questa novità e per formare i professionisti, quindi formazione e informazione. Chi vuole partire? Intanto io penso che adesso, al di là di quello che hanno detto i colleghi, di un impegno diretto, io penso che ognuno fa il suo mestiere e quello che gli piace, quindi io non sarei portato per fare la consulenza finanziaria e quindi penso di poter solamente trovare una collaborazione, e in questo senso vedo degli ampi spazi liberi di collaborazione. Oltre alle cose che ha detto prima il collega, cioè la società eccetera, io penso che la collaborazione si possa esprimere anche in quelle modalità libere che sono normali all'interno delle professioni, cioè io sostanzialmente ti do il mio servizio per i tuoi clienti, tu mi vieni a dare un servizio per i miei clienti, entrambi essendo indipendenti andiamo a fare l'utilità del cliente nostro, perché non andiamo altro che a rappresentare questo. Se poi si vuole strutturare questo tipo di collaborazione, oltre appunto società, oltre a far crescere un giovane che quindi possa finalmente dedicarsi a un ambiente diverso rispetto alle solite cose che facciamo noi professionisti, noi commercialisti in genere, tra le quali anche questo, spesso e volentieri, nell'ambito, possono essere degli strumenti molto utili, molto flessibili, come il contratto di rete ed eventualmente il consorzio tra professionisti. Ecco che il contratto di rete è un contratto appunto dove i professionisti, che adesso è possibile anche da poco, diciamo dal Job Act, lavoratori autonomi, e anche per i professionisti, quindi il contratto di rete è un contratto che permette di collaborare, così come il consorzio è un contratto che permette di fare insieme delle cose. Sostanzialmente
per il tramite di questo contratto, che poi ha diverse declinazioni, se ha una partita IVA, che poi è il problema in Italia, no? Come, chi fa la fattura, come ci dividiamo, faccio la fattura io, se ha una partita IVA, e quindi alla fine sono diversi professionisti che operano con un'unica partita IVA. Ecco, i metodi ci sono, giuridicamente noi siamo maestri poi per trovare quella che è la formula adatta. Quello che è importante è appunto che c'è un ambito dove l'indipendenza di diversi attori permette di operare insieme in modo costruttivo e utile per il cliente. Ecco. Molto bene, Sirka, vuole rispondere anche lei? Allora, io in scia anche all'intervento del collega Righini cito i risultati che confermano ulteriormente quello che stiamo dicendo di un'indagine fatta statistica diciamo sui così la redditività per i colleghi, diciamo, delle varie attività portate avanti sia in forma individuale che in forma associata, dove si dimostra che svolgere l'attività professionale in forma associata non è che aumenta diciamo il reddito individuale, lo raddoppia ovviamente in senso medio. Se questo è vero in senso generale, diciamo, non capisco per quale motivo non potrebbe essere vero allargando l'attività ordinaria di uno studio strutturato anche a tematiche così promettenti dal punto di vista sia dello sviluppo futuro che anche delle masse economiche che diciamo ci girano intorno e che si trascinano anche esigenze che per un commercialista sono fonte di lavoro anche proprio, perché se tu comunque hai un cliente che diciamo dispone di ingenti risorse, diciamo riesce a seguirlo anche per l'assistenza finanziaria o prima dell'assistenza finanziaria, diciamo, e dopo magari ne parliamo anche di questa diciamo di questa distinzione, poi chiaramente sei lì nel momento in cui deve comprare un'azienda, nel momento in cui deve fare un'operazione importante, quindi insomma sono utilità che si come dire si inanellano e si sommano una con l'altra. Quindi se noi siamo come commercialisti, siamo secondo me come dire, l'ambiente ideale dove poter sviluppare queste diciamo queste tematiche molto promettenti, perché abbiamo in mano, come si diceva, tutti o moltissimi dati dei clienti di varia natura, insomma anche dati non numerici ma dati appunto forse qualche volta molto, molto più importanti e quindi la cosa come dire significativa, io chiaramente mi auguro che ci sia un popolamento, come dicevamo, anche della sezione dei consulenti finanziari autonomi anche da parte dei commercialisti, una cosa ordinata come dire progressiva e legata a chi effettivamente si prende la responsabilità di svolgere questo lavoro con la serietà e con l'impegno, diciamo, che anche queste norme, diciamo, richiedono, e ricordando che deve mantenere questo impegno, questa serietà, anche perché è commercialista. Però c'è tutta un'attività anche pre consulenza finanziaria autonoma che è un'attività importantissima, diciamo, e che come palestra per arrivare poi alla consulenza finanziaria autonoma potrebbe essere portata avanti in ogni studio. E il mio auspicio, così diciamo chiudo, sarebbe quello che l'attività dei colleghi in questo campo della consulenza finanziaria, della pre-consulenza finanziaria, diciamo, cioè quindi dell'asset allocation, c'è un bellissimo documento su quello che può fare un commercialista nell'attività di wealth management per il cliente, è un documento molto bello pubblicato di recente dal nostro Consiglio nazionale, diciamo, e lì vi rendete conto di quante cose, diciamo, si possono fare che sono diciamo, il momento come dire, iniziale o comunque di contorno poi a delle scelte che devono essere conseguenti e coerenti diciamo, da parte del cliente anche in campo finanziario, no? Quindi se tutti quanti noi colleghi, anche non iscritti all'organismo, diciamo, sicuramente c'è una parte di attività che possiamo preparare e che può essere di soddisfazione, diciamo, propria ma anche del cliente, e l'auspicio è che diciamo, poi l'ultimo miglio possa essere fatto diciamo, magari con un collega commercialista iscritto, in maniera tale che iscritto a questa sezione dell'organismo, in maniera tale, diciamo, che così facciamo un'attività consulenziale, diciamo, lungo tutta la linea e tutta formata da commercialisti. La vedo pronto. Sì, io sono iscritto all'Ordine dei Commercialisti di Torino e, sempre per andare molto sul pratico, noi a giugno dell'anno scorso abbiamo istituito un gruppo di lavoro per studiare proprio questa situazione che si stava delineando e che poi si è formalizzata con l'avvio dell'albo del primo di dicembre dell'anno scorso.
Il gruppo di lavoro ha portato avanti un'autoformazione dei colleghi proprio per poter avere gli strumenti per portare avanti lo studio di cui ha deciso di occuparsi. Abbiamo diciamo predisposto e a giorni definiremo la composizione finale di una guida alla consulenza finanziaria indipendente per gli studi dei dottori commercialisti ed esperti contabili, una guida che vuole essere uno strumento informativo per gli iscritti e che ad oggi è diciamo destinata agli iscritti di Torino. Si parlava prima con il consigliere nazionale che se ci saranno le condizioni, se sarà un documento che verrà ritenuto diciamo degno di questo, verrà anche divulgato a livello nazionale. Ecco, questa guida appunto che vuole informare gli iscritti all'ordine in merito a questa nuova situazione, alle opportunità che si può portare negli studi, a come farlo, quindi diciamo una guida estremamente pratica. Propedeutica a un'organizzazione a dicembre che faremo un convegno sempre rivolto agli iscritti proprio per veicolare questa informazione, faremo questo convegno a Torino. Giacomelli, le tocca chiudere. Per quanto mi riguarda, io sono iscritto su Firenze, all'Ordine di Firenze, quindi quello che stiamo facendo noi, in particolar modo il mio gruppo di lavoro, che è il gruppo banche, sta cercando di, abbiamo organizzato comunque sin da gennaio di quest'anno 3 seminari su questo tema, quindi sul tema della MiFID 2 e quindi del nuovo albo, della possibilità quindi per i commercialisti di erogare questo servizio che può essere fatto in proprio previa quindi iscrizione all'albo dei consulenti finanziari autonomi oppure in partnership e in collaborazione quindi con gli altri professionisti sempre iscritti all'albo dei consulenti finanziari autonomi. E mi rendo conto da questi interventi, da questi seminari che organizziamo, che sono sostanzialmente appunto degli incontri formativi, mi rendo conto della scarsa informazione, scarsa conoscenza di questa tematica da parte dei colleghi. Quindi quello che mi domando è se c'è una scarsa conoscenza della figura della consulenza finanziaria autonoma e indipendente a parcella a pagamento da parte dei professionisti amministrativi e contabili e quindi poi anche delle altre categorie professionali, giuridiche, avvocati e notai, figuriamoci quindi le persone, i consumatori, i risparmiatori che di questo ne sanno veramente poco. Quindi per quanto mi riguarda mi sto impegnando a fare divulgazione e informazione presso i colleghi con la finalità poi di ampliare questa divulgazione a livello nazionale, perché condivido l'iniziativa che sta facendo appunto il collega sull'Ordine di Torino e gradualmente, una volta che c'è l'informazione da parte dei commercialisti, quando i commercialisti sapranno, saranno consapevoli di questa opportunità, di questa possibilità, sicuramente ci sarà una larga diffusione anche tra i clienti dello studio e di conseguenza una rapida diffusione e comprensione di questo nuovo servizio anche da parte dei risparmiatori, considerando che l'85% delle piccole e medie imprese è cliente quindi degli studi di commercialisti. Credo che nel momento in cui il commercialista riuscirà a trasmettere questo messaggio alla propria clientela, questa informazione a livello nazionale diventerà quasi virale e quindi si otterrà quell'effetto che tutti i consulenti finanziari autonomi e l'SCF aspettano e si augurano, visto che a livello diciamo istituzionale grandi messaggi comunicativi e informativi non arrivano. Allora, vediamo intanto se questo messaggio siamo riusciti perlomeno a passarlo alla platea. Vedo già, mi fanno dei segnali di fumo pazzeschi, quindi se vi va di rispondere anche alle domande, porgo il microfono. Grazie.
Grazie, anch'io ho una società di consulenza finanziaria, sono dottore commercialista, conosco bene i colleghi. Io volevo portare qualche numero, qualche esperienza, perché è stato molto interessante quello che avete detto. Quello che manca però è un coordinamento, cioè a livello di Consiglio nazionale fino adesso è stato fatto poco o nulla, mi sento di dirlo, perché io ne parlavo ancora 15-16 anni fa a Roma, ma non si era risolto nulla. Adesso mi pare che c'è finalmente un po' di sensibilità, però bisogna coordinarsi, perché è bella l'esperienza appunto di Luca, quella di Alessandro. Noi potremmo portare la nostra, perché noi siamo una società che non solo sono commercialisti, noi abbiamo anche le competenze legali, perché la cosa bella di un dottore commercialista è che sa leggere un contratto, e sfido molti a capire un contratto finanziario quando leggiamo un accordo quadro, un ISDA, piuttosto che cose abbastanza complicate proprio anche a livello normativo. Integriamo anche con le competenze legali, perché commercialista legale e consulente finanziario sono assolutamente le tre figure che vanno integrate. Noi abbiamo fatto un passaggio ulteriore, perché abbiamo messo l'ingegnere finanziario, il fisico, il matematico, perché ahimè la finanza è matematica finanziaria, è probabilità, e senza queste competenze io ritengo che è impossibile svolgere la professione. Però ecco, il messaggio che vorrei dare a Lorenzo, al dottor Sirce, cioè proprio quello: proviamo a fare un attimino una squadra e mettiamo insieme le energie, perché io credo, e porto qualche numero, forse Luca è stato molto prudente quando parlavi dei 250 basis point di costo medio su un portafoglio. Noi ne abbiamo visti a migliaia in questi 18 anni, anche noi abbiamo compiuto il 18° quest'anno, ma forse si spunta di più, perché si può portarlo da 250 basis point, 220, a 35-36. I nostri clienti non spendono più di 35 basis point all'anno. Quindi se pensiamo che oggi Vanguard ha abbassato le commissioni del 30%, notizia di ieri, oggi, cioè capite che c'è una concorrenza anche a livello di ETF, di strumenti finanziari. Porto l'ultimo esempio: io sono formatore di IDACOM, l'ho fatto proprio per i dottori commercialisti, quindi ho incontrato credo più di 1200 dottori commercialisti. Alla domanda quanti di voi conoscono gli ETF, beh, devo dire che in aule di 100-150 commercialisti si alzavano due o tre mani. Questo è molto grave, è proprio l'esempio che portava, mi sembra, Alessandro prima, cioè se questo è il livello dobbiamo fare veramente qualcosa, perché non stiamo parlando della Massaia di Voghera, stiamo parlando di colleghi iscritti all'albo che non sanno che cos'è un ETF. Da una notizia che anche molti consulenti finanziari non sanno cosa siano gli ETF. Chiudo. Sì, buonasera a tutti, io sono un consulente finanziario autonomo di vecchia data, Luca mi conosce da tempo, ma oltre a fare questo seguiamo come CFO, quindi direzione finanziaria in outsourcing, parecchie aziende bresciane con tesorerie importanti, quindi clienti da 200-300 milioni di euro di fatturato l'anno. Con queste operiamo, questi clienti spesso mi portano altri loro amici imprenditori, e quindi andiamo avanti con il passaparola in questo modo. Ho a che fare con i commercialisti di queste aziende, quindi ho anche in qualche modo guadagnato la loro fiducia, sono apprezzato, parliamo, ci confrontiamo anche con aspetti o con problematiche finanziarie che si intrecciano con quelle fiscali. Sono assolutamente d'accordo con tutto quello che state dicendo voi dal palco, però si fermano lì, proprio quello che sta dicendo prima, non vanno un passo oltre. Tutto bello, ma allora cosa dobbiamo dire ai vostri colleghi? Cosa deve scattare? Facciamo qualcosa? Sì, però non si muove nulla. Ecco, questa era un po' la provocazione. La conoscenza, il problema è che non c'è la conoscenza nella categoria, e quindi di fronte all'ignoto uno si ferma. Ho capito, però 15 anni, mi conosci, visto l'azienda, il cliente è contento, eccetera, eccetera, comunque io, non ti muovi. Io penso che stiano cambiando i tempi, prima cosa. Cioè, quando parlavo di campo arido, campo fertile, questa è una cosa da tener conto. Cioè, oggi non è più ieri, e questa è una realtà. La seconda cosa è la pressione che il commercialista ha nel fare le cose, e quindi non ha tanto tempo, e quindi deve trovare qualcuno che gli risolva quel problema, e ovviamente quel qualcuno che gli risolve quel problema non deve essere una minaccia, e quindi la collaborazione è un elemento ben chiaro. Terzo elemento poi è il fatto che di fondo noi siamo indipendenti, ma magari siamo soggetti a delle influenze dominanti. Intendo dire che magari siamo amici di quello della banca, siamo amici di quello, abbiamo clienti della banca, e allora qui si crea un aspetto che è quello che, anche per quello che andavo a citare e sottolineare, del richiamo all'indipendenza. Cioè
è chiaro che in questo mondo pieno di conflitti anche bassi, anche non così chiari, il commercialista fare capire che di fondo la propria clientela, la difesa della propria clientela è l'elemento principale, e che quindi un consulente che abbia a cura quanto lui la difesa del proprio cliente è una cosa molto importante. Quindi trovare le forme di collaborazione laddove il commercialista possa essere anche un guardiano, se vogliamo, laddove ci siano degli elementi di dei quantum necessari per poter definire quella figura, perché altrimenti stiamo parlando di poche cose, magari è semplicemente una cosa one spot. Ecco, trovare quelle forme di collaborazione che possono essere utili oggi, secondo me, è più possibile che ieri. Ecco, io nel frattempo stavo pensando cosa facevo 18 anni fa, ma non mi ricordo, purtroppo, però non ero come dire, responsabile, come lo sono adesso, per amor di Dio, insomma, di queste tematiche. Diciamo che però lo sono da insomma, poco meno di 2 anni, ecco. E quello che comunque posso dire, diciamo, al di là della come dire, sensibilizzazione, diciamo, su tematiche, ripeto, sia lato rating advisory che lato consulenza finanziaria e wealth planning in generale, diciamo, il lavoro che capisco che magari qualche volta non arriva a tutti, diciamo, che però necessariamente c'è una fetta di lavoro che è fatto diciamo, sotto traccia, cioè noi su tantissime tematiche, diciamo, lavoriamo nel tentativo di ottenere diciamo, un migliore posizionamento strategico, diciamo, per la categoria, e chiaramente nel momento in cui il sottomarino esce, diciamo, vieni bersagliato da tutti quanti, e quindi l'obiettivo è sempre quello di come dire, di tenere le cose diciamo, in qualche maniera meno visibili possibili, diciamo, con l'obiettivo di riuscire ad arrivare da qualche parte. In questo contesto, diciamo, approfitto una piccola anteprima, ma così anche faccio bella figura con il collega, almeno io diciamo. Mi prendo i meriti dello scoop poi. Prego? Io mi prendo i meriti dello scoop se dà una notizia. Sì. No, ma insomma non è proprio uno scoop, però è il frutto anche di un'attività, diciamo, che è molto rilevante, che è stata portata avanti nel Consiglio insieme con Consob, diciamo, in relazione a un'attività che sembra tanto distante da queste tematiche, ma non lo è per niente. È l'attività di emissione diciamo, del capitale sui portali di crowdfunding, che noi avevamo molto spinto, diciamo, perché potesse essere aperto anche all'emissione del debito, perché sulla base della considerazione che se consenti a qualcuno di investire 50.000 euro in capitale, diciamo, per quale motivo non gli puoi consentire di investire questi stessi 50.000 euro in sottoscrizione di un debito, diciamo, che è molto vicino all'attività del commercialista, sia lato cliente, perché a quel punto può portare alcuni suoi clienti diciamo, farsi finanziare non soltanto dalle banche, ma anche diciamo, sui portali, ma anche lato investitore, perché comunque, diciamo, mentre io forse farei difficoltà a investire 50.000 euro in un'attività di crowdfunding sul capitale, 50.000 euro divisi in una ventina come dire, di mini obbligazioni, tra virgolette, con rendimento molto alto, diciamo, anche personalmente mi sentirei di acquistarlo. Ora, anche questa modifica normativa, diciamo, era stata come dire, cassata dagli eventi politici e quant'altro, però pian piano si è andati avanti, diciamo, e quindi si era riusciti ad ottenere una modifica l'anno scorso, diciamo, che è passata sotto traccia, ma comunque passata, che consentiva l'emissione anche del debito sui portali di crowdfunding, riservando la sottoscrizione di questo debito ai diciamo, non soltanto agli investitori professionali, ma anche a quegli ulteriori investitori che la Consob con proprio regolamento dovesse successivamente identificare. L'altro giorno, proprio credo sia una settimana fa, dieci giorni fa, diciamo, la Consob finalmente ha diciamo, approvato, come dire, questo regolamento, in cui identifica i soggetti che possono sottoscrivere il debito anche sui portali di crowdfunding, e diciamo, come identificano una categoria, diciamo, intermedia, diciamo, che lo possono fare quindi sia gli investitori professionali, ma anche diciamo, una categoria di investitori che è definita quantitativamente con dei limiti, secondo me, molto, tra virgolette, bassi, per cui comunque è una categoria molto estesa, ed è la categoria, no, cioè, sono i nostri clienti in qualche maniera, diciamo, no? E questo lo dico soltanto per, come dire, dare un esempio un pochettino della difficoltà che qualche volta c'è nel voler cambiare le cose, della necessità purtroppo di avere un po' di pazienza, perché diciamo, i tempi
tempi e del fatto che viviamo in un mondo molto competitivo, nel senso che qualsiasi cosa uno voglia fare ci sono almeno 10 che dicono che diciamo se posso, certo. No, il soggetto garante per dire c'è questa emissione. Non te la faranno mai. Non rispondo su questo, no, diciamo allora noi abbiamo spinto anche lì, diciamo, per essere i soggetti, come dire, qualificati, tra virgolette, che potessero dare unicamente loro. Benissimo, ecco, questo diciamo in pratica non è, cioè è un obiettivo bellissimo, a me piacerebbe guadagnare 4 milioni all'anno, ma non li guadagno, diciamo, però mi piacerebbe lo stesso, però per dire che diciamo è un obiettivo meraviglioso, però diciamo è inattuabile, nel senso che le lobby di tutte le altre professioni intermediarie e quant'altro dicono perché voi sì e non gli altri, no? Quindi quello che siamo riusciti ad ottenere, ma già c'è questo nel regolamento diciamo dell'emissione del capitale sui portali e che quindi adesso si estende all'emissione diciamo del debito, è il fatto diciamo di inserire nella come dire nelle informative relativa alla sottoscrizione diciamo del capitale o del debito dei meccanismi delle informazioni diciamo in cui premialmente in qualche maniera il commercialista emerge, cioè come prime cose ti chiedono ma questa città lì ha il collegio sindacale che siamo noi sì o no, c'è la revisione che spesso siamo noi sì o no, diciamo il piano l'ha fatto un commercialista o chi l'ha fatto, quindi non è obbligatorio che la società abbia nel collegio sindacale nella revisione cosa, però il modo di esporre le informazioni e la loro conseguente possibilità di apprezzamento da parte del lettore sono fatti in modo diciamo da in qualche maniera far risaltare diciamo la figura del commercialista. Questo chiaramente è un risultato magari minore rispetto a lo può fare solo il commercialista, ma in questo mondo qui oggi come oggi diciamo ottenere delle esclusive insomma sarebbe bellissimo, ma sì 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 sì. Sì, sì. Sì, boh, ma questo questo potrebbe essere. Si dota delle strumentazioni. Sì, sì. Quel tasso del 4,25 annuale per quel tipo di rating. Sì, sì, sì. È coerente. Io posso mettere una sorta di kid. Sì, sì. L'ordine dovrebbe essere certo. Da un avallo sulla comunità di quel tasso, io lo posso piazzare. Sì, sì. Piazza, nel senso che faccio il cliente e vado tranquillo. Certo, sì, sì. Lungi da me l'interrompere una discussione costruttiva, però abbiamo un'ultima domanda, io poi credo che la sala conferenza esploda. Buonasera, salve. Marco Izzo, sono commercialista da 10 anni e consulente finanziario autonomo da 6 mesi, quindi vorrei riallacciarmi al discorso di prima dell'incompatibilità. Diciamo che abbiamo appurato che non c'è incompatibilità, ce l'ha confermato il consigliere. Volevo sapere, sotto l'aspetto previdenziale invece, possiamo stare tranquilli, perché c'è il discorso che uno che sappiamo bene che la cassa dei dottori commercialisti comunque in questi ultimi anni sta svolgendo delle analisi approfondite sugli iscritti per verificare le incompatibilità, anche io ho ricevuto una PEC relativa al 2017, quindi sono diventato abilitato nel 2019, quindi sto ancora un po' con questo dubbio che magari in futuro la cassa possa dichiarare o dire che la mia attività è incompatibile. Ma soprattutto sotto l'aspetto previdenziale, non è che rischiamo un giorno di ritrovarci a dover pagare contributi alla gestione separata, cioè, perché sarebbe, come dire, un paradosso. Ma allora, su questo non credo che ci sia ad oggi una posizione esplicita espressa da parte della cassa, ma io mi sentirei abbastanza certo e sicuro di dire no, assolutamente, perché comunque rientra nell'ambito della nostra professione, non è assolutamente un'attività incompatibile, quindi io l'ho letta anche la circolare appunto recente che sta inviando o comunque ha reso pubblica e invia periodicamente agli iscritti, proprio per ricordare, rammentare appunto il rischio
che un associato, quindi un iscritto, può incorrere nel caso in cui svolga un'attività non compatibile, ma siccome è un'attività assolutamente compatibile, quindi non rientra assolutamente in questo rischio. Però può essere sicuramente una domanda da rivolgere per più tranquillità, per maggiore tranquillità ai responsabili della cassa, ma io sinceramente direi, mi sentirei di dire assolutamente no, che non ci sono problemi. Sì, ma anch'io diciamo in via chiaramente informale mi sento di tranquillizzare, nel senso che noi facciamo in continuazione diciamo degli incontri con i responsabili della cassa, diciamo su varie tematiche di vario titolo, diciamo, e nell'ambito di questi incontri, insomma, io con le mie orecchie ho sentito che diciamo questa è un'attività diciamo che rientra pieno diciamo nell'attività nostra, per cui non però insomma è anche lecito e giusto insomma farselo scrivere, e in quel caso non sono io, bisogna scrivere alla cassa, insomma, ma insomma sento di dare anche questo messaggio che pur non essendo, come dire, formale o ufficiale, però insomma ho sentito. Allora, c'è un'altra domanda. Ma sulla cassa previdenziale? Ah, ottimo. Disastro. Casualmente posso dirle che è andata bene, nel senso che io oggi ero venendo qui a Verona, avevo una tematica mia che riguardava la cassa, per cui ho chiamato la cassa e non mi hanno risposto, quindi diciamo almeno ne è stato fortunato. Però diciamo dobbiamo come dire segmentare adesso il tema, chiaramente è puntuale e diciamo è preciso. Io dico, per quello che ho detto prima, sono assolutamente convinto che non possa generare problematiche di carattere previdenziale. Ecco, però diciamo chiaramente è una tematica, proprio in ragione anche della novità, che forse come destinatario non deve avere il primo operatore diciamo del call center, ma ecco l'operatore del call center probabilmente non sapeva neanche dell'esistenza della sezione dell'albo dedicata. Bravo, bravo, bravo. Esatto, esatto. Certo, non lo domandare a me, sostanzialmente ti ha detto. Salve, io volevo capire la differenza tra il consulente finanziario professionista e il consulente finanziario indipendente. Cioè te intendi il consulente finanziario autonomo, persona fisica, e il consulente finanziario autonomo allora, che collabora con SCF? Sono un collega che ho saputo che presso il mio ordine hanno fatto un incontro con un'associazione fatta da tendenzialmente commercialisti sono consulenti finanziari professionisti, la COFIP. Quindi volevo capire la differenza tra le due, tra i due soggetti. Comunque, il consulente finanziario professionale è una definizione che non identifica nessuna professione, quindi direi che abbiamo finito di discutere. Non è regolata normativamente, non diciamo esiste, così. Non esiste, dai. E dal punto di vista civile e penale, uno è sicuro quando è iscritto all'albo dei consulenti finanziari autonomi o comunque collaboratore di un SCF, ma comunque prevede sempre l'iscrizione all'albo dei CFA. Tutto il resto, tutta l'altra tipologia diciamo di consulenza cosiddetta generica è una consulenza soggetta a notevoli rischi.
soprattutto penali, visto che nel momento in cui dovesse essere riconosciuto, supponiamo un consulente professionista, professionale, come può essere definito, eroga un servizio di consulenza generica a un cliente, ma questa consulenza generica alla fine comporta l'individuazione di uno strumento ben specifico, e questo cliente fra qualche anno dovesse subire un danno, beh, questo sarebbe un grosso problema per il consulente professionista, come viene definito, comunque insomma colui che non è iscritto a un albo, perché si trova assolutamente senza tutela giuridica, non ha la posizione ufficiale di consulente, di conseguenza sta commettendo un reato, e nel contempo sarebbe chiamato a rimborsare pienamente il danno causato a quel cliente, cosa che invece a colui che è iscritto all'albo dei consulenti finanziari autonomi non accadrebbe, perché ha la copertura assicurativa, c'ha una polizza assicurativa obbligatoria, per cui nel caso in cui dovesse commettere, creare un danno, la compagnia assicurativa subentra e effettua il pagamento al cliente che ha subito il danno, e soprattutto non ha nessuna problematica dal punto di vista penale, perché è formalmente iscritto all'albo. Quindi tutti coloro che svolgono un'attività sostanzialmente di consulenza in ambito finanziario corrono questo serio rischio, quindi la non iscrizione all'albo comporta questo duplice rischio su base penale e su base civile. Questo è bene che chiunque lavori al di fuori, all'esterno dell'albo dei consulenti finanziari autonomi, ne sia ben consapevole. Grazie. Ci sono altre domande? Non vedo mani. Allora, secondo me sicuramente possiamo concludere questo incontro con un doppio monito. Uno è quello di divulgare le informazioni verso l'esterno, ma forse io vi lancio anche la proposta di incontrarvi più spesso, perché mi sembra che ci sia molto carne al fuoco e forse è il caso di approfondire maggiormente i temi e avere delle occasioni di confronto più quasi istituzionali, volevo dire cadenzate, quindi non so, adesso non voglio spingervi a incontrarvi una volta al mese, però nel caso. Va bene, vi ringrazio e ci aggiorniamo l'anno prossimo.